tranquillo, mio piccolo cadetto delle meraviglie, ci siamo quasi! Wallaby 2 è ancora qui! Ce l'abbiamo fatta, mamma! Sono arrivato! Ma dove sono tutti? Sembra il rumore di un elicottero che sta spiccando il volo! Mi ricevete? Sono Tom Thomas e sto portando Wallaby 2 al centro alpino per le attività di montagna a prendere i cadetti. Passo! Mamma! Dovevamo andare al centro alpino per le attività di montagna, non alla stazione di soccorso alpino! Torna indietro! Non ti preoccupare, piccolo angioletto mio. Riuscirai a salire su quell'elicottero. Conosco una scorciatoia. Reggiti forte! Ho i calzini tutti bagnati! No. Non potreste... Ok, cadetti. Mettete giù le barelle. Oh, aspettate, non troppo veloce! Oh! Non avrei dovuto solamente occuparmi dell'equipaggiamento. Ben fatto, cadetti. Avete imparato come si scarica una barella, a portarla, a maneggiarla e a come legarvi i manichini. Manichini? E ora arriva il pezzo forte! Impariamo le procedure di sicurezza dell'elicottero prima di farci un giro sopra. Sì! Oh, wow! Norman si sta perdendo una giornata davvero memorabile. Sì, scommetto che si sta annoiando. Sta attenta, mamma! C'è un albero caduto! Oh, non c'era l'ultima volta! E quando è stato? 10 anni fa! Frena, frena, frena! È quello che sto facendo! Non credo che arriverò in tempo per il giro in elicottero. Dobbiamo chiamare Sammy il pompiere. Norman e Dillis Price sono bloccati su un albero, dentro il loro veicolo, sulla scarpata, tra i boschi. Oh, santo cielo! E per la nostra ultima attività, un volo su Wallaby 2! Davvero terribile! Norman Price lanciava un razzo sulla cesta della biancheria e dava fuoco a tutta la casa! Non era un sogno, vero? Norman Price ha acceso un razzo, provocando un incendio in casa dei Flood. Norman Price ha acceso un razzo, provocando un incendio in casa dei Flood! Elvis, Ellie, voi spegnete le fiamme dall'esterno. Io e Penny salviamo chiunque sia all'interno. Bene, Sam. Ah, la porta è bloccata. State indietro. Bondi! Calmati, Norman, sono soltanto io. Mi sembrava Mandy. Tu porta Norman e Mike fuori, Penny. Io salgo di sopra. Sdraiati a terra, Mandy! E resta lontana dalla porta! Sto entrando! Ora sei al sicuro, Mandy. Oh, cielo! Ma cos'è successo? Norman ha quasi...
quasi bruciato la nostra casa! Credo di essere malata! Devi esserti presa il raffreddore. Anche James e Anna si sono ammalati. Questo vuol dire che non sono Pondi, Norman! Sono semplicemente malati! Sì, lo sapevo. I razzi sono oggetti molto pericolosi, Norman, e non andrebbero mai accesi dentro casa. Mi dispiace, Sam. Credo che quel film pauroso fosse un po' troppo pauroso. So cosa ti farebbe dimenticare tutto, Norman. Una bella canzoncina. Oh, no. Quando il sole picchia forte. Facciam festa sul mio yacht. Sveglia, forza, voglio un'estate a go-go. Questa canzone è addirittura più orribile del virus dei Pondi. Lo sai, Norman. Per una volta sono d'accordo con te. Finito il mio Submaster 2000. Io credo che potrebbe essere finito in fondo al lago. Santo cielo, santo cielo! Super calare l'Arcano, Sam! Siamo pronti, Tom! Tranquillo, Norman! Sei al sicuro adesso! Ben fatto! Ti ringrazio tanto, pompiere Sam! Quello che hai fatto oggi è stato davvero molto pericoloso, Norman. Lo so, mi dispiace. Non lo farò mai più, giuro. Ma ho girato un bellissimo filmato del tuo intervento, Penny. Stavolta non te la caverai con così poco, Norman Price. No, Norman, credo che finirai in un mare di guai quando tornerai a casa. Oh. Ma forse questo potrà essermi utile. Bene. È l'ora del notiziario. Spera che non si parli ancora di te, Elvis. Beh, vediamo, vi va? Oggi, la famosa località turistica del lago di Ponti Pandi è stata la scena di un drammatico salvataggio. Fortunatamente, Sam il pompiere era ancora nei paraggi per salvare la situazione. Ma questa volta afferma di non essere lui il vero eroe, che è stato il coraggio del vigile del fuoco Penny Morris a rendere questo salvataggio possibile. Sì! Ben fatto, Penny! Sì, Penny, sei molto più telegenica di una pala battifuoco. Oh, smettetela, vi prego. E c'è di più! In questo video potrebbe esserci un autentico avvistamento del leggendario mostro di Ponti Pandines. Che cosa? Ma quello... Potrebbe essere... Sembra proprio che la mostra mania sia destinata a continuare a Ponti Pandi. Guardate! Terra in vista! Ma quello non è il molo! Siamo arrivati al faro! Momento, ricordi la prima regola delle missioni di ricerca: più in alto sali, più lontano puoi vedere. Portaci su, Tom! Li vedo, sono vicini al faro. James è nei guai. Ecco, cerca di aggrapparti, James! No, non riesco ad arrivarci! Prendi l'Argano, Sam! Non c'è tempo! Oh. Zio Sam!
Ti ho preso, James! Prendo io il comando, Sara! Voi tre, reggetevi! Portaci su, Tom! Tutto bene, Penny? Tutto sotto controllo, Sam! Riparti i ragazzi al molo! Qualcuno potrebbe teletrasportarmi, per favore? Norman, tu resti esattamente dove sei. Primo, hai preso un mezzo che non ti appartiene. E secondo, non hai detto a nessuno dove andavate. Mi dispiace tantissimo, pompiere Sam. E Sara, solo perché sai usare il timone di una barca non significa che tu sia un marinaio. Scusami, pompiere Sam. Anch'io ho una parte di colpa. Avrei dovuto ormeggiare Neptune nel centro di soccorso e salvataggio prima di pranzare. Sì, avresti dovuto. I bastoncini di pesce di Bronwyn sono squisiti, ma dovevi resistere. Però abbiamo acciuffato tutti gli insetti alieni. Io no, invece. E spero proprio che ciò significhi che questa mania sia finita una volta per tutte. La sicurezza è più importante di qualsiasi gioco. Dovete prestare attenzione a ciò che vi circonda. Hanno appena rilasciato un nuovo gioco. Caccia all'insetto alieno 2. La leggenda del mago scarafaggio! Oh, no! Un altro viaggio della navicella spaziale Norman Price! Ci spingeremo coraggiosamente dove nessun bambino... o bambina... si è mai spinta prima! Ora sta calma. Il cavallo è tranquillo. Sul sentiero noi andiamo. Credo, smettila di cantare! Non posso! Se sei davvero una brava cavallerizza, Mandy, perché ti fai tirare da Anna? Andiamo, cowboy! Tieni il passo! Oh, sto arrivando! Mandy, ora ti senti sicura sul cavallo? Sì! Io volevo solo abituarmi al tracciato. E ora sono a posto, perciò... puoi darmi le redini. Grandioso! Ora va pure avanti. Io farò una pausa per far mangiare il cavallo. Va bene, se ne sei proprio certa. Andiamo! Possiamo farcela. Pronto? Andiamo! Ho detto andiamo! Muoviti! I cavalli non mi piacciono per niente. Oh, fermo! Non uscire dal sentiero! Capisci come mi sento? Beh, sta tranquillo. Io non ho paura. Quindi nemmeno tu dovresti essere spaventato. Temmus, Steel, Lizzie, Sara e James. E ecco che arriva Norma che si lamenterà. Mi fanno tanto male i piedi. Ed ecco Anna che tiene i comandi, ma dove sono il cavallo e Mandy? Dobbiamo trovarli! Andiamo, Lizzy! Gli zoccoli vanno da questa parte e dal loro aspetto direi che Mandy e il suo cavallo sono scivolati in questa direzione e poi sono ruzzolati fino a... qui! Eccoli là! Sarà meglio chiamare il pompiere Sam! Un'altra escursione di successo con gli uomini selvaggi di Ponti Pandi! Vi siete guadagnati il distintivo del principe. È ora di tornare a Ponti Pandi e ricevere il premio dal principe in persona. Incontrare il principe. Ho anche un regalino per il suo bambino. È un principe anche lui, Mandy. Non lo vorrà il tuo brutto giocattolo vecchio. Oh, fermi! Dovrebbe esserci un ponte qui. Oh, no!
Non riusciremo mai a tornare in tempo per vedere il principe. Io credo che sia abbastanza asciutto, Elvis. Bene, allora, questo è il punto in cui il corteo reale scenderà dall'auto, quindi il tappeto dovrebbe iniziare qui. Però dovrebbe arrivare fino sotto il palco. Qui. Ma dovrebbe iniziare dall'automobile, Elvis. Credo che abbiamo ristretto il tappeto rosso, Sam. Sì, Elvis, lo credo anch'io. Oh, no! Ma tutto bene, ragazzi, sono qui e ho portato i festoni. Non c'era bisogno di stendermi il tappeto rosso, Sam. Credo che avrà bisogno di una bella pulita, Sam. Che dici? Lo ributtiamo in mare? Ascoltate, gente! Abbiamo 10 minuti! Oh, non riusciremo ad attraversarlo in tempo per la visita reale! Mai dire mai con gli... Uomini selvaggi di Pontypandy! Allora, cosa faranno esattamente gli uomini selvaggi di Pontypandy? Ci faranno prendere il distintivo di volo? No! Gli uomini selvaggi vi spiegheranno come attraversare una scarpata. Ecco fatto! Siete in una botte di ferro. Torneremo al più presto! Non è più lo stesso tappeto, Elvis. No, Sam, non lo è. Cosa? Il corteo reale, voglio dire i pinguini, come volete chiamarli. Il principe e la principessa hanno fatto una sosta non programmata da Dilys al suo supermercato. Cosa? Perché sono andati lì? Hanno dimenticato il giocattolo preferito del principino e vogliono vedere se trovano qualcosa lì. Allora, perché noi li aspettiamo qui? L'ultimo che vede il principe è una patata muffita! Dovremmo portare il tappeto con noi? No, credo che i giorni di gloria di questo tappeto siano finiti. Oh, guardate! Un misterioso punto d'incontro segreto! È una cabina sulla spiaggia, Norman. Una cabina con un portatile sul tavolo, eh? E la luna nel bel mezzo dello schermo, eh? Non l'avevo mai detto prima, ma credo che Norman potrebbe aver ragione. Questo potrebbe essere un punto d'incontro segreto. Te l'avevo detto! Te l'avevo detto! Oh! Stanno mandando segnali agli uomini della Luna! No, invece! Io so di che si tratta! Molto bene. Non so niente di uomini della Luna, ma a me sembra di vedere parecchie persone in mare su una barca molto piccola. La corrente ci sta portando via! Faccia attenzione al telescopio! Attenta a quel remo! Oh, mi scusi, professor Piccante. La vuole smettere di chiamarmi professor Piccante? Oh, mi scusi, volevo dire Pickles. A me piace Piccante. No! 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 Oh! No! E mi servono dei rinforzi. Chiama la caserma dei pompieri. Io mi avvicino per vedere se posso aiutarli. Pronto? C'è una barca. Un misterioso gruppo di persone ha rovesciato la propria barca tentando di contattare gli uomini della Luna. Un misterioso gruppo di persone ha rovesciato la propria barca tentando di contattare gli uomini della Luna! Vado al centro di soccorso e salvataggio in mare! Oh, mi serve un giorno di vacanza! Forte!
notte stasera, Penny. Potrebbero essere molto distanti ormai. Proviamo a nord, Ben. Sam deve essere lì. Ricevuto, Penny! Resistete, sto arrivando! Guarda, deve averlo sparato Sam! Mi passeresti il CD, per favore? Salve a tutti. State facendo manutenzione al computer? È il nuovo sistema operativo della stazione di soccorso alpino. Ha una miriade di funzioni fantastiche. E un allarme antincendio con un suono digitale surround. Grandioso, Tom. Sono lieto che ci sia qualcuno che ne capisce di tecnologia. Sì. Io stamattina ho provato a prepararmi un toast usando la fotocopiatrice. Bene, ora devo scappare. Vado alla festa di compleanno di mia nipote. Oh, quasi dimenticavo il CD con i giochi per la festa. Oh, mi sarebbe piaciuto tanto se avessero invitato anche me. Io adoro le feste di compleanno. Però adoro anche il toast. Tutti in carrozza dell'Espresso Maghi e Stregoni! Oh no! Guardate lì fuori! C'è uno spaventoso fantasma che segue il treno! Che ci trovate da ridere? È magico tanto quanto il barattolo di cetriolini di prima. Assomiglia alla vestaglia di tua madre con un palloncino al posto della testa. Perché è proprio quello che è. No, non è vero. È un fantasma spaventoso. Aiuto! Oh cielo! Meglio chiamare Sam il pompiere. Caricamento completo. Eccellente. Testiamo il nuovo allarme antincendio. Oh! Oh! Cos'è questo baccano infernale? Oh, cielo. Sembra proprio che Tom abbia installato il CD sbagliato. Questo non è il nuovo sistema operativo della stazione di soccorso alpino. È... Balla, balla, party, Tom. Oh, che bello! Ora si balla! Un pauroso fantasma ha tirato Norman Price fuori dal finestrino del treno. Ora è appeso a un albero tra le montagne. Beh, è sempre Ponti Pandi. Cerca di restare calmo, Norman. Ci sono quasi. Ti ho preso. Solo tu potevi trasformare un semplice aquilone in uno sport estremo. Non era un semplice aquilone. Sto cercando di girare un film spettacolare e veramente magico. Beh, fa molta attenzione. Non c'è niente di magico nel finire nei guai. E neanche nella vestaglia di tua madre.